Due campioni del mondo alla festa dello sport, avete ricevuto l'abbraccio delle ragazze e delle bambine dell'Andrea Doria. Che cos'è per voi lo sport? Per noi innanzitutto è divertimento. Penso che praticare sport senza divertimento sia inutile. Lo sport è faticoso, quindi se non c'è il divertimento non ha senso fare tutta quella fatica. Vedere tante piccole atlete è bellissimo, ti fa capire quanto lo sport stia andando avanti e quanto soprattutto la ginnastica si stia sempre più sviluppando in Italia. E oggi è stato bellissimo vedere anche queste ragazze, anche se non sono della nostra specialità, però erano comunque entusiaste di vederci ed è stato davvero divertente. E poi vi guardavano con degli occhi particolari, insomma, non è da tutti vincere tutto quello che avete vinto voi, vi siete calate perfettamente nella parte. Che cosa si prova ad arrivare un pochino più grandicelli a parlare con queste, diciamo, nuove generazioni, anche se siete giovanissimi? Beh, quando eravamo piccoli eravamo noi al loro posto, parlavamo con gli atleti più grandi, quelli che avevano vinto titoli importanti, e li vedevamo come, diciamo, un obiettivo da raggiungere, e ora ci fa piacere parlare con loro e magari poterle spingere a dare il massimo ed arrivare anche loro in alto. Siete degli obiettivi, siete degli esempi, è un ruolo che pesa oppure c'è più l'orgoglio di essere arrivati a questo punto? Beh, pesa sì, ma relativamente. Diciamo che essere arrivati in alto per noi è comunque un obiettivo che ci siamo da sempre prefissati, e con tutto l'allenamento, il sacrificio siamo riusciti a raggiungerlo. Ovviamente non ci sentiamo ancora arrivati, abbiamo ancora tanto da raggiungere, abbiamo altri obiettivi da raggiungere e quindi lavoreremo sempre di più per arrivare a raggiungere anche i prossimi obiettivi. Sembra che la sindrome della pancia piena l'abbia già allontanata lei, ma come si fa a trovare sempre nuovi stimoli? Bisogna non accontentarsi mai, nel senso, come ha detto lei all'inizio, l'importante è sempre divertirsi, perché se non ci fosse il divertimento, una volta che arrivi a certi risultati non avresti più stimolo. Noi lo facciamo principalmente perché ci piace, poi di conseguenza arrivano anche risultati ed è bellissimo, però sempre la base rimane divertirsi. Come è iniziata la tua avventura nella ginnastica aerobica? Allora, io facevo nuoto nella società in cui ora pratico ginnastica aerobica. Poi per un anno sono andato a fare atletica e poi avevo in classe dei compagni di classe che facevano ginnastica aerobica, ho voluto provare, quindi sono tornato nella mia vecchia società e ho iniziato e poi è nato questo, diciamo, amore e continuato. E per te invece è stato amore solo per la ginnastica o anche tu arrivi da un altro sport? No, io arrivo da una famiglia di sciatori. Quindi da quando sono piccola ho vissuto praticamente tutta la mia vita sui campi da sci, ma a differenza di tutta la mia famiglia io odio alzarmi presto e soffro tantissimo il freddo, e quindi non ne potevo più di alzarmi alle 6, vestirmi, avere freddo. Quindi insieme alla mia compagna di classe abbiamo chiesto alle nostre mamme se potevamo fare qualcosa insieme, e hanno trovato appunto questa società di ginnastica aerobica. Abbiamo provato la prima volta e poi abbiamo detto basta, lasciateci qui e buttate pure la chiave, e da lì abbiamo iniziato e non abbiamo più mollato. Un consiglio per diventare campioni? Allora, innanzitutto credere sempre in se stessi e non mollare mai, anche se gli allenamenti sono difficili, se si è stanchi, bisogna sempre e comunque credere in se stessi e andare avanti. Magari non tutti riusciremo a diventare campioni del mondo olimpici, però l'importante è dare il meglio di sé e arrivare al proprio meglio, secondo me quello è l'importante, e niente, divertirsi e fare quello che ci piace, a cui teniamo. Uno spot per la ginnastica aerobica, chi meglio di voi, e allora perché un bambino o una bambina dovrebbe iniziare a fare questo sport? Allora, c'è la musica, e la musica secondo me è una cosa fondamentale, e puoi usare qualsiasi tipo di musica, quello che piace più a te. In più puoi fare
puoi fare sia da solo che in coppia, che in trio, che in gruppo. E poi a differenza magari di altri sport, puoi sempre imparare cose nuove. Non è ad esempio che c'è un gesto tecnico che continui ad eseguire all'infinito. Qua ogni volta puoi avere nuovi stimoli, puoi avere nuovi obiettivi. Dico, uno può dire voglio arrivare ad imparare questo e così secondo me è molto stimolante e molto bello.